Buonasera e benvenuti alla terza puntata di Basilicata Sport. Come al solito partiamo dal calcio a 5, dando uno sguardo ai risultati della Serie C2, Girone B. Bangone 2007, Nemoli 11-7, Castrum Baianelli, Treppi Valnoce 2-3, Cirigliano Stat 11-7, Lions Viggiano 9-8, Mene Futsal Aviti via Roma 7-1, Real Maratea Aurora Tursi 5-0, riposa Progetto Tito. Classifica: Real Maratea 18, Aurora Tursi Treppi Vallenoce 15, Progetto Tito e Mene Futsal 13, Cirigliano, Castrum Baianelli, Nemoli e Bangone 9, Lions 6, Stat e Viggiano a 3, chiude Amici di Via Roma 0 punti. Nell'altro girone continua la cavalcata degli Amici del Borgo, sempre più primi in classifica con 18 punti, sempre ultimo invece il Genzano con solo un punto. Cominciamo ora con i servizi, andando a vedere che cosa ha fatto il Real Maratea nello scontro al vertice contro il Tursi. Il servizio è di Rosario Limongi. Sabato 20 novembre si è disputata all'Itricos di Maratea la partita di cartello della settima giornata tra le due capolista, Real Maratea e Tursi. Partita che nelle prime battute si è mantenuta sul risultato di 0-0. Gol sblocca risultato del solito trecchinese Marino, che conferma il suo buon momento di forma. Da questo momento il Maratea prende in mano la partita e conclude il primo tempo sul risultato di 2-0 grazie a un rigore realizzato dall'altro trecchinese Alessandro Cozzi. Nel secondo tempo si vede la reazione del Tursi, finora un po' molle, reazione che però non porta al gol grazie alle parate dell'estremo difensore del Maratea, Brandi. Scampato il pericolo, il Maratea ammazza la partita con la rete di Di Puglia e la doppietta dell'esperto Capobianco, che anche in questa occasione dà una mano alla sua squadra. Il risultato di finale è di 5-0 per il Maratea. Altro importante match è quello tra Castrum Baianelli e Treppi Vallenoce. Vediamo il servizio preparato dal collega Domenico Candisani. Vittoria di misura, quella della Treppi in casa del Castrum Baianelli. Gara che inizia in salita per i trecchinesi, che subiscono un gol dopo appena un minuto di gioco. La reazione della Treppi è immediata. Prima pareggiano con Stefano Muse, poi ribaltano il risultato con Sandino Agrelli. I padroni di casa non ci stanno e riportano la situazione in parità. Ma poco prima del termine della prima frazione di gioco, Sandino Agrelli trova il varco giusto e riporta la Treppi in vantaggio. La ripresa vede gli ospiti alla ricerca vana del gol della sicurezza, mentre il Castrum Baianelli, pur difendendosi ordinatamente, non riesce a replicare. Finisce 3-2 per la Treppi, risultato che avrebbe potuto essere più netto se l'attacco valnocino non avrebbe sprecato tutte quelle occasioni nel secondo tempo. Nella seconda giornata di Serie D, il Rivello passeggia sul Maratea, con una netta vittoria. L'ha seguita per noi Emilio Palladini. Partita senza storia, quella disputata domenica 21 tra Maratea e Rivello, con i padroni di casa che subiscono umiliante 2-13. Già dalle prime battute si intuisce che non è giornata per i marateoti. Ogni attacco del Rivello si trasforma inevitabilmente in una potenziale azione da gol. Ad approfittare maggiormente dello sbandamento difensivo del Maratea sono Gargaglione e Filizzola, che realizzano una tripetta a testa. Il primo tempo si chiude con il risultato di 8-0. Nella ripresa, i padroni di casa hanno uno scatto d'orgoglio e realizzano due reti, ma i rivellesi controllano agevolmente. Il match si trascina stancamente al triplice fischio, che pone fine alle sofferenze del Maratea. Dopo le incertezze mostrate nella sfida con il Sanghirico, il Rivello può dirsi soddisfatto del gioco espresso. Sì, diciamo che nonostante il caldo, comunque questo è un campo comunque molto ostico, diciamo, quindi è sempre difficile affrontare una partita fuori casa. Poi da poco che ci stiamo allenando da poco, quindi siamo una squadra nuova, si può dire, con tutti i ragazzi nuovi e stiamo cercando di fare un gruppo, di formare un gruppo per, diciamo, anche per il futuro. Purtroppo siamo dovuti ripartire dalla Serie D per varie cose, quindi speriamo di fare un bel campionato, diciamo. A partire da oggi, di raccogliere altri punti, sempre per arrivare fino in fondo alla classifica. Abbiamo visto già miglioramento in gioco a differenza della partita scorsa. Sì, anche sì, perché comunque abbiamo provato nuove cose, diciamo, poi abbiamo anche parlato tra di noi proprio per il fatto della prima partita,
ci sono state delle lacune che infatti stiamo cercando di mettere a posto ad iniziare da oggi, diciamo. Sì, è stata una partita dura, il livello ha imposto bene il loro gioco. Magari c'è un po' da rivedere un po'. Gli allenamenti, ma vabbè, comunque c'è, a parte che c'è una ventina d'anni di questo tra ognuno di noi con ognuno di loro, vabbè, la nostra è una squadra. Ne avremo parecchie di queste partite, così presumo. Vabbè, avete bisogno sicuramente di divertirvi, di fare un bel gruppo. Tanto non si retrocede dalla Serie B, quindi il gruppo è buono. Sì. No, diciamo che mancano 3-4 persone che sono un po' infortunati, un po' fuori, ma miglioreremo forse. Okay, dai, anche perché peggio non si può fare. Buon campionato. Grazie. Apriamo ora una piccola parentesi sul calcetto femminile. Il Nemoli subisce una pesante sconfitta casalinga ad opera del Salandra, perdendo per 3-1. Il servizio di Francesco Di Lascio. Partita quasi a senso unico, quella che si è svolta tra Nemoli e Salandra. Match subito in salita per il Nemoli, che passa sotto ad opera di Rossella Castellano. Padroni di casa che provano a pareggiare con Teresa San Giovanni, che però colpisce la traversa su punizione. A fine primo tempo il Salandra si vede annullare un gol per un dubbio tocco di mani. Secondo tempo che si apre con un'occasione per parte. Prima per Rossella Castellano, che sbaglia clamorosamente davanti al portiere, e poi per Teresa San Giovanni, a cui viene parato un tiro all'incrocio. Fatali sono stati due contropiedi concessi a Salandra, che Rossella Castellano sfrutta in maniera cinica, firmando così la sua personale tripletta. Quasi allo scadere, gol della bandiera di Teresa San Giovanni, che però non risolve nulla. La partita si conclude così sul 3-1. Allora, su questo campo non era facile, considerando che non ci alleniamo, direi che è un'ottima prestazione per noi. Questo campo che doveva essere una gara molto difficile, quindi superarla per noi è anche un buon successo. No, rimproverare no, è come al solito, noi giochiamo e gli altri segnano. Contropiede qualcosa, proprio poco sbagliato, sinceramente. Abbiamo giocato bene. Niente, siamo state abbastanza sfortunate, traverse, come al solito. Passiamo ora al calcio, dando uno sguardo alla Serie D, dove continua il momento positivo del Pisticci, che vince in trasferta e avvicina alle prime posizioni. Sconfitto in casa invece il Francavilla, che resta inchiodato a 17 punti. Vediamo ora i risultati della 12ª giornata. Arzanese-Nardò 2-0. Capriatese Francavilla Fondana 2-0. Fortis Murgia Battipagliese 2-1. Francavilla Ischia 1-2. Gaeta Boville Ernica 0-1. Grottaglie Pisticci 0-1. Ostuni Pomigliano 1-1. Sant'Antonio Abate Angri 1-1. Virtus Casarano Fortis Trani 1-2. La classifica. Arzanese 29 punti. Fortis Trani 24. Gaeta 23. Casarano 21, Fortis Murgia 20, Pisticci e Boville 19, Ischia 18, Pomigliano e Francavilla 17, Nardò 16, Sant'Antonio Abate 13, Capriatese e Grottaglie 12, Francavilla Fondana 11, Battipagliese 10, Angria 9, chiude l'Ostuni a 3 punti. Passiamo ora all'Eccellenza Lucana con i risultati dell'11ª giornata. Avigliano Potenza 1-0, Marconia Pietragalla 1-1, Comprensorio Tanagro Picerno 3-2, Valdiano Vulture 3-2, Moliterno Ferrandina 1-0, Policoro Murese 0-0, Real Tulve Angelo Cristofaro 1-1, Vulturio Nero Viggiano 1-1. Classifica. Comprensorio Tanagro 24 punti, Angelo Cristofaro e Viggiano 18, Pietragalla 17, Avigliano e Valdiano 16, Real Tolve 15, Borussia e Picerno 14, Atelle Murese 13, Ferrandina 11, Moliterno e Potenza 10, Policoro e Miglionico 9, Vultur chiude a 7 punti. In promozione, nonostante la vittoria a Pignola, il Lagonegro resta penultimo in classifica a quota 8 punti, campionato dominato dalla coppia Atletico Potenza-Atletico Scanzano a più 11 sulle inseguitrici. Passiamo ora al campionato di prima categoria, guardando i risultati della 9ª giornata. Grassano Sporting Francavilla 2-0, Latronico Satriano 2-0, Pomarico Valsini 3-1, Roccanova Grumento 1-0, Sporting Chiaromonte Salandra 0-1,
Sporting Lauria Invicta Burgenzia 1-0. Tricarico Metanauto 3-0. Villa d'Agri Accettura 2-1. Classifica: Grassano 27 punti, Latronico 23, Villa d'Agri 21, Sporting Lauria e Pomarico 20, Valsinni 15, Satriano 13, Tricarico 10, Roccanova, Sporting Chiaromonte 9, Invicta Burgenzi e Salandra 8, Sporting Francavilla 6, Accettura 5, chiudono Metanauto e Real Grumenta a quota 4. Chiudiamo la pagina calcistica dando un'occhiata ai risultati del campionato di seconda categoria Girone C. Moliterno Nemus 1-1, Proloco Spinoso San Martino d'Agri 3-2, Real Ferrandino Episcopia 3-1, San Severinese Castelluccio 7-0, Sarconi Corleto 2-2, Scanzano Viggianello 6-0, Astigliano Fratelli Cafaro vincono 1-0. La classifica: San Severinese 21, Real Ferrandina 18, Moliterno 14, Scanzano 12, Spinoso 12, Fratelli Cafaro 11, Nemus e Stigliano 9, Episcopia 8, San Martino d'Agri 7, Viggianello 6, Corleto 5, Castelluccio 4, chiude il Sarconi a 2. Passiamo ora al volley. Nella B2 la Nicodemo Lauria si aggiudica il derby contro la Sidel Lagonegro con un netto 3-0. Vediamo ora gli altri risultati. Jackie Paola Giovane Messina 3-0, Sidel Lagonegro Nicodemo Lauria 0-3, Punto Casa Messina Amatori Potenza 3-0, Publiemme Pizzo Catanzaro 3-0, Poiate Ragusa New Image Giarre 3-1, Eclisse Trapani Callipo Sport Vibo 2-3, Riposa Algoritmi Tre Mestieri. La classifica: Nicodemo Lauria 15, Jackie Paola e Publiemme Pizzo 14, New Image Giarre Callipo Sport Vibo 10, Poiate Ragusa ed Eclisseo Trapani 9, Algoritmo Tre Mestieri 8, Giovane Messina 6, Punto Casa Messina 5, Catanzaro 5, Sidel Lagonegro 3, chiude l'Amatori Potenza 0. Concludiamo ora parlando di basket. La Bauer Matera subisce una cogente sconfitta in casa dell'Ambrosia Bisceglie per 79-74. Anche la Publicis Potenza viene battuta fuori casa dalla Scinelco Trapani per 76-64. Ma adesso vediamo gli altri risultati. Benacquista Latina Itop Palestrina 76-53. Ambrosia Bisceglie Bauer Matera 79-74. Cisa Massafra Adriatica Industriale Ruvo 88-78. Scinelco Trapani Publicis Potenza 76-64. Assi Basket Ostuni FMC Ferentino 69-65. Romana Chimici Anagni Ascom Patti 83-61. AD Pallacanestro Sant'Antimo Moncada Agrigento 68-63. Irco Prieti Centro Auto Ford Molfetta 87-75. La classifica: in testa Scinelco Trapani, Adriatica Industriale Ruvo, Ambrosia Bisceglie e Assi Basket Ostune a quota 14, Benacquista Latina 12, Romana Chimici Anagni 10, FMC Ferentino 10, Bauer Matera 10, Sant'Antimo 8, Irco Prieti 8, Ascom Patti 6, Centro Auto Ford Molfetta 6, Publicis Potenza 6, Cisa Massafra 6, Itop Palestrina 4, Moncada Agrigento 2. E anche per oggi è tutto, vi rimando all'appuntamento con Basilicata Sport per la prossima settimana. Arrivederci e grazie.